Ciao e benvenuti a questo nuovo video speciale. Finalmente parliamo delle uscite DC di settembre in Italia per Panini. Come ogni volta, ricordatevi che non vi parlo di tutto quello che esce, ma soltanto delle novità vere e proprie, quindi o nuovi spillati o nuovi volumi o comunque ristampone in volume classiche. Ma cominciamo con l'evento del mese, ovvero il Batman Day 2020, che ufficialmente ancora non si dovrebbe sapere che giorno esattamente è, a meno che non lo abbiano annunciato negli ultimi due giorni, ma me lo sono perso. Comunque dicevano tipo a metà mese circa. Per questo evento uscirà un volume cartonato di 96 pagine a 9,90€, comunque prezzo piuttosto conveniente, che non si sa bene ancora cosa conterrà esattamente. In teoria, lo stesso giorno si troverà nelle fumetterie un albo speciale, in teoria gratuito, più un gadget che mi risulta dovrebbe essere una sorta di survival card, una di quelle robe che levi e c'ha tutti gli attrezzini da poter usare, tipo l'apribottiglie, eccetera. Anche di questo non è che si sappia poi molto, ma eventualmente vedremo. Boh. Poi abbiamo un volume di Catwoman, ovvero il terzo volume inedito, che in teoria è il secondo da quando Panini ha preso in mano la DC. Raccoglierà gli episodi dal 16 al 21 della sua serie regolare. Gli autori sono Joel Jones, Fernando Blanco, Gerardo Borges, Aneke, ma anche altri. È un brossurato di 152 pagine e costa 15€. Devo dire che invidio molto chi segue le testate secondarie DC. Io sinceramente non provo questo grande amore per universo e quindi sinceramente preferisco concentrarmi su quelle principali, perché almeno gliele fa tutte brossurate, bene o male, mentre su Marvel fa veramente troppi cartonati. Sì, lo so, continuo a dirlo, ma io la penso così. Le serie regolari direttamente in cartonato non hanno alcun senso. Però spieghiamolo a Panini. In ogni caso, all'interno della storia vedremo il coinvolgimento di Catwoman nell'anno del criminale. È il gran finale delle storie scritte da Joel Jones e più o meno va quasi in pari con la versione USA, anche perché col Covid si è arrestato quasi tutto, e vabbè. Poi Nightwing, volume 9, Ritorno di Fiamma. Quasi tutto inedito, questo volume è un brossurato di 144 pagine a 14€ e contiene i numeri dal 57 al 62 di Nightwing. È scritto da Dan Jurgens, Scott Lobdell, Chris Moneyam e Travis Moore, brossurato, 144 pagine a 14€. In realtà gli episodi 57 e 58 sono stati già pubblicati su Batman RV, ma è comunque il modo migliore per saltare a bordo della testata di Nightwing, soprattutto se già lo seguivate sullo spillato. Poi, Hawkman, volume 3, Oscurità Interiore. Gli autori sono Robert Venditti, Brian Hitch e Patrick O'Leary. È un brossurato di 168 pagine e contiene Hawkman dal 13 al 19 e prosegue la serie dal secondo volume di Hawkman uscito a luglio, dove venivano stampati gli ultimi episodi già presentati da Lion e alcuni inediti. Sicuramente interessante per i disegni di Brian Hitch, ma come ho ignorato il volume 2, penso che ignorerò anche questo, mi spiace. Poi Superman Special, Eroi e Criminali. Un volume brossurato di 96 pagine a 12€, un po' caruccio sinceramente, che contiene Superman Heroes 1, Superman Villains 1 e Mystery of Love in Space 1, che immagino sarà una storia breve. Gli autori sono Brian Michael Bendis, Matt Fraction, Kevin Maguire, Brian Hitch e altri ancora, e fondamentalmente contiene le reazioni al nuovo status quo di Superman dopo la sua grande rivelazione, sia dal punto di vista degli eroi che dal punto di vista dei criminali. Un volume probabilmente interessante se seguite lo spillato dell'Azzurrone, tenetelo d'occhio. Sempre Superman con Superman su nel cielo, un cartonato di 176 pagine a 21€ che contiene l'intera miniserie Superman Up in the Sky. È scritta da Tom King, disegnata da Andy Kubert, una miniserie sicuramente da tenere d'occhio e che sinceramente sono curioso di leggere. Panini ce la descrive come una storia poetica destinata a rimanere nel cuore dei lettori, fin dove può spingersi Superman per salvare una singola vita. Di Tom King sinceramente mi fido e quindi probabilmente ve ne parlerò quando uscirà. Joker, Il sorriso che uccide, miniserie di tre numeri di Black Label, nel formato ormai classico 21x27, un nuovo viaggio nella mente del Joker, ad opera di uno psicologo che probabilmente farà una pessima fine. Gli autori sono Jeff Lemire e Andrea Sorrentino, 32 pagine a 5,90€. Anche qui, come gran parte delle serie Black Label, a me passa la voglia di comprarmele in brossuratino e preferirei acquistare direttamente il volume quando uscirà. Vedremo anche qui. Probabilmente il primo numero per review lo compro comunque. In ogni caso, interessante, Jeff Lemire è garanzia di qualità. Lucifer, volume 2, La Divina Tragedia, secondo volume, ambientato nell'etichetta Sandman Universe. Gli autori sono Dan Waters, Max Fiumara, Sebastian Fiumara e Kelly Jones. È un brossurato di 176 pagine a 16€ e contiene i numeri dal 7 al 13 di Lucifer. Se avete comprato il primo o se seguivate la serie di Revue Lion, non è totalmente inedito in realtà, perché i quattro numeri usciti a caso
tutti insieme di Sandman Universe hanno un po' incasinato le cose, io fortunatamente non li ho presi e quindi probabilmente mi acquisterò questo. In teoria la serie di Lucifer, se non sbaglio, dovrebbe finire con il terzo volume, ma poi le storie successive dovrebbero uscire direttamente in graphic novel. Se non ricordo male, mi pare di ricordare questa cosa. Vedremo. Poi, La Legione dei Supereroi, Millennium. Un volume cartonato di 144 pagine a 17 euro, scritto da Brian Michael Bendis, Ivan Reis, Jim Lee e Ryan Sook. All'interno troviamo gli episodi 14 e 15 di Superman, il numero 33 di Supergirl e la miniserie in due numeri, Legion of Super Heroes, Millennium. Gli episodi di Superman si sono già visti su DC Connect. Quello di Supergirl dovrebbe essere ancora inedito, ma immagino prima o poi verrà recuperato in eventuali TP di Supergirl, ed effettivamente forse potevano trovare un altro modo di presentare questa cosa, però non ci si può fare altro. Perciò, se volete sapere come verrà rilanciata la Legione, vi tocca leggere sta cosa. Sinceramente non lo so se spenderò questi 17 euro, probabilmente no. E con questo abbiamo concluso i volumi più o meno inediti. Vediamo cosa ci propone Panini come ristampe o volumi classici per settembre. Abbiamo intanto Action Comics volume 3, Gli Uomini d'Acciaio, scritto da Danny Jurgens, Tyler Kirkman, Patrick Zirker e Stephen Segovia, un cartonato di 144 pagine a 17 euro che contiene i numeri di Action Comics dal 967 al 972. Una saga completa del periodo rinascita, se state collezionando quei numeri di Superman è la vostra occasione. Poi il grande libro di Batman e Robin, nuovo volumone antologico Panini, li sto apprezzando abbastanza. Questo conterrà ben 16 avventure del dinamico duo che spaziano dagli anni 30 fino al 2012. Un sacco di queste storie non le ho in nessuna versione e quindi mi sa che me lo acquisterò comunque. Sempre molto conveniente il prezzo, sono 376 pagine cartonate a 25 euro. Quindi se amate i personaggi, assolutamente da acquistare o da regalare a persone che non siano troppo appassionate. Poi arriva Dark Knight Metal, finalmente in volume, l'intera miniserie dall'1 al 6, scritta da Scott Snyder e disegnata da Greg Capullo. Sarà un volume cartonato di 208 pagine a 24 euro. Molto molto importante per il multiverso DC, è la saga che ha creato il Batman che ride. Forse non è perfetta, ma comunque affascinante. Mi chiedo se pubblicheranno anche tutti gli spin-off in cui si narravano le origini dei vari Batman alternativi. Vedremo. Comunque un volume sicuramente consigliato. Poi Batman Ego e altre storie, volume cartonato di 184 pagine che contiene Batman Ego, Batman Gotham Knights 23 e 33, Solo numero 1, 5 e Batman The Spirit più Harley Quinn Holiday Special 1. Sono le storie del pipistrello più famose scritte da Darwin Cook, un volume consigliato anche se alla fine è un po' un polpettone secondo me. Personalmente Batman Ego ce l'ho già e quindi sicuramente lo passerò. Non so se ho tutte le altre storie, ma non mi compro un volume di cui potenzialmente ho già gran parte. Però se non avete Batman Ego, sicuramente consigliato. L'ho detto? Cartonato, 184 pagine a 24 euro. Altro volume super atteso, Batman Dannato. La miniserie contiene l'intera miniserie di tre numeri, DC Black Label, scritta da Brian Azzarello e disegnata da Lee Bermejo. Formato grande, 21,3x27,7, con sovracoperta, 176 pagine a 23 euro. Conveniente e molto figo. La storia è piuttosto intricata, ne ho parlato in colazione a fumetti, se non sbaglio ne ho fatto uno per ogni numero della miniserie, andatevele a cercare se volete vederli. In ogni caso, una serie da avere, quasi mi dispiace non avere il volume. In ogni caso, se volete, c'è anche quello in inglese che costa più o meno uguale al momento. Sempre Batman, abbiamo il DC Absolute Batman Arkham Asylum. Gli autori sono Grant Morrison e Dave McKean, è una storia super mitica, il formato è gigante, 20,5x31, cartonato con cofanetto di 248 pagine a 30 euro. In teoria contiene la versione 30° anniversario di Arkham Asylum, le cui tavole sono state riportate a nuova vita dal disegnatore stesso per essere il più vicino possibile ai suoi originali. In più contiene un centinaio di pagine di approfondimento con le parole di Morrison, di McKean e dell'editor Karen Berger. Immagino la versione sia identica a quella americana. Se non lo avete in nessun'altra edizione, sicuramente consigliato. Cambiando un po' genere, DC Omnibus American Vampire volume 1, un mega volumone cartonato di 984 pagine a 85 euro che contiene le prime storie del vampiro americano creato da Stephen King, Scott Snyder, Raphael Albuquerque e Sean Murphy. All'interno troviamo gli episodi dall'1 al 27 della serie regolare, più le due miniserie Survival of the Fittest e Lord of Nightmares. Devo dire che era una serie molto interessante, purtroppo l'ho interrotta a suo tempo e ho un po' di volumi sparsi. Se avessi 85 euro che mi avanzano, mi recupererei direttamente questo, ma purtroppo non li ho e quindi non lo farò. Però consigliatissimo, sinceramente. Chiudiamo con un volume super particolare e assolutamente da avere,
ovvero Ronin di Frank Miller. Miniserie, un volumone di 336 pagine a 32 euro. Contiene tutti e sei gli episodi della miniserie uscita in origine nel 1983 ed è una delle storie più rivoluzionarie di Frank Miller, soprattutto nell'aspetto grafico. Se non avete mai letto Ronin, è un acquisto da fare, quindi se dovesse scegliere un volume per settembre io assolutamente vi consiglio questo. Ovviamente a meno che voi non abbiate nemmeno Arkham Asylum. Comunque, super consigliato. In ogni caso, con questo abbiamo concluso. Devo dire che non sono così tante uscite come mi potevo aspettare, soprattutto dopo l'invasione di titoli di agosto. Ora, va detto che probabilmente di titoli ne usciranno molti di più, visto che in questi ultimi mesi un po' sono in ritardo e quindi piano piano si accumulano ed escono. Così come può essere che qualcuno di questi non esca poi a settembre, ma slitti più avanti. Lo sappiamo, ormai è un po' il leitmotiv con i volumi di Panini, ma immagino siano mesi un po' concitati anche per loro. Per quanto non sia un super fan di Panini e delle sue scelte editoriali, comunque va apprezzato il lavoro che stanno facendo per rilanciare in Italia l'universo DC. In ogni caso, con questo direi che è tutto. Vi ringrazio di aver seguito il video, se è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Se volete seguitemi anche su Telegram, ho sia un canale in cui vi mando le notifiche ogni volta che esce un video nuovo, che un gruppo in cui parliamo tutti insieme di fumetti, trovate il link in descrizione, e ci trovate anche il link alla mia pagina Instagram e al mio canale Twitch, dove faccio live tutti i giorni dalle 8.30 alle 10, da lunedì al venerdì. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video.